In occasione della chiusura della 60ª edizione della Mostra della Ceramica, Palazzo Antonelli ha ospitato l'ambasciatore del Regno del Marocco in Italia, Youssef Balla. All'incontro hanno partecipato anche numerosi sindaci e amministratori del territorio. Afawi Obeladif, coordinatore dell'Unione Mondiale Marocchini all'estero e in Italia per il Piemonte, e il consigliere regionale Alberto Avetta. Tema dell'incontro, partire dalla ceramica, quale opportunità per il futuro e trade union tra il Marocco e il Canavese. Scusate innanzitutto per il mio italiano, ma vorrei insisto in parlare questa bella lingua. Quindi la prima impressione, dopo quasi 2 anni, cioè Alberto, che erano stati ospiti da lei, una impressione di emozione. Veramente sono emozionato per ritrovare gli amici e soprattutto di sapere che tutti state bene, la vostra famiglia. Abbiamo passato momenti difficili tutti e grazie a Dio siamo qua. Questo vuol dire una forte volontà. Siamo stati fianco a fianco per combattere questa pandemia e con la speranza che presto possiamo tornare alla vita normale. Detto questo, 2 anni fa abbiamo iniziato, ho fondato le basi per una cooperazione singolare tra il Marocco e il territorio del Canavese, attraverso un partenariato di cooperazione. Abbiamo anche individuato tanti campi di cooperazione che vanno dell'economia, l'agricoltura, l'educazione, scambio di esperienze in diversi temi. Abbiamo anche pianificato missioni economiche dei signori sindaci al Marocco, tanto per assistere a una grande fiera dell'agricoltura al Meknès, che è fiera internazionale, e apportare anche l'esperienza e le competenze territorio in questa materia dell'agroindustria e anche per incontrare le autorità marocchine e individuare altri campi di cooperazione e collaborazione. Purtroppo la pandemia ci ha si è messo in mezzo è stato l'ostacolo per portare via queste belle proiezioni. Ma la nostra volontà è forte e quindi la nostra presenza oggi, tutti, è l'espressione di questa volontà per ripartire ancora con più forza e un simbolo di ripartenza che avete scelto è bello. E che bello questo simbolo di ripartenza come in questa mostra è ceramica. Quando dico ceramica, dico l'espressione culturale, dico l'espressione artistica, la creazione. Quindi è bello questo messaggio, in questa crisi, ripartire con questo messaggio anche di creazione, di innovazione culturale. La ceramica, come avete detto, è importante economicamente, socialmente, ma anche culturalmente. Credo che nel bacino mediterraneo nessuno vietto ha viaggiato tanto come la ceramica tra i popoli. Sempre è stato un vieto di scambio, di incontro, di ponte fra i popoli. Nel Marocco si trovano ceramiche romane e anche nella Sicilia si trovano ceramiche marocchine. Quindi è un anche obietto di incontro culturale. Questo è un messaggio anche simbolo che dobbiamo anche revigorizzare e ricreare. Sono d'accordo con il signor consigliere quando dice che l'importanza di questo progetto, lo strumento di integrazione e scambio di esperienza. Mi congratulo con l'iniziativa perché è partita di un territorio, il Canavese, di un modello di inclusione tra le sue comunità.
E come ha detto il signor Pasquale, la possibilità di cooperazione fra il Marocco e il Canavese sono ampi, certamente. Ne avevano parlato 2 anni fa, e quindi abbiamo deciso queste belle proietti. E iniziare con queste iniziative importanti. Ringrazio comunque la signora Shaibia e al dottor Minotti per questa iniziativa. Ringrazio anche il curatore di questa mostra, il signor Bettoro, e la nostra parte dall'ambasciata, tutto il sostegno, tutta la disponibilità per portare via questa iniziativa. Detto questo, io invece soltanto vorrei dire che l'impegno del Marocco con questa iniziativa e con tanti, non soltanto del partecipare a questa mostra, ma vorremmo che l'anno prossimo il Marocco sia invitato di nuovo a questa mostra e ci impegneremo per essere presenti con le tante diverse espressioni ceramiche del Marocco, che sono diverse, come ha detto il signor Ertawi, che vanno dalla ceramica andaluza, della ceramica sahrawi, della ceramica bereber, della ceramica ebraica, tutte le componenti culturali dell'entità marocchina. La ceramica forse esprime più che altro questa diversità culturale marocchina e esprime anche che il Marocco. Il Marocco è un paese aperto, un paese tollerante, un paese di dialogo, un paese di cultura, di civiltà. E forse nella ceramica si trova più che altro questa diversità.